salutiamo Valentina Luno. Buongiorno. La nostra agri chef, la contadina. Contadina, come stai? Bene, tutto bene. Hai festeggiato tu gli 80 anni? Ho festeggiato. E oggi che cosa prepareremo insieme? Oggi prepariamo dei piatti con le patate. Perché è arrivato il momento del purè. Il purè oggi non lo facciamo, okay. Però facciamo una schiacciata di patate croccantissima. Schiacciata, sì, di patate? Patate novelle, io sto facendo queste fettine, così, sottili sottili. Facciamo una schiacciata velocissima, okay, con acqua. Versiamo tutto dentro una ciotola, così. Mettiamo 2 cucchiai di olio. Sbaglio, qualcuno metteva il ghiaccio all'interno della ciotola con l'acqua? Mi ricordo questa cosa. Sì, è possibile. No, quasi nessuno me lo dice però. Negli impasti qualcuno utilizza anche il ghiaccio, sì, mette, sì, mette per il ghiaccio, sì. Sì. Si può mettere. Allora, poi andiamo ad unire la farina. Sì. Io ho messo farina macinata a pietra, la tipo 1. Poi la unisco così con una forchetta, piano piano, di modo che non si formano i grumi. Poi unisco anche le patate. Ok. Unisco le patate a fettine sottili sottili. Ho utilizzato questo. Tutto dentro? Sì, metto? Tutto dentro, sì, in questo, okay, modo. Allora, mentre giri, aspetta, mentre, faccio, sì, giro io. Presentiamolo, io perché qui Francesco, ecco qua, Francesco Giardina, responsabile Consumi Col Diretti, buongiorno. Buongiorno. Allora, anche in questo caso, quando parliamo di patate, che tipo? Perché comunque ci sono tantissime varietà. Sì, si crede che fare la spesa con le patate sia una cosa semplice, invece effettivamente potrebbe essere complicato. Pensa che nel mondo abbiamo 3.000 varietà, quindi una quantità enorme, che però poi guardando quelle coltivate in Italia si riducono a una quarantina, e purtroppo poi quando andiamo al supermercato, ed è un po' il problema, la standardizzazione dei consumi, ne abbiamo veramente pochissime, 2 o 3, anche si conoscono veramente molto poche. Invece abbiamo una biodiversità enorme nel nostro paese, la possibilità di una scelta grandissima e la necessità però di conoscere anche quali patate sono dedicate a un uso rispetto ad un altro, ecco, e poi anche localmente quelle che ci sono. Giardina, se io adesso dovessi andare lì dietro le telecamere, dovessi chiedere che tipo di patate conoscete, vuole vedere? Vuole vedere? Vediamo. Adesso faccio così. Vengo qua. Scusate, rimane. No, non scappate, scusate. Acquisti, Daniele, le patate, le compri? Sì. Quale varietà? Gialle, no, queste sono rosse. Gialle, rosse. Non mi ricordo. Giovanni? Patate, quelle classiche. Patate, quelle classiche. Ecco, questo, ma lo faccio anche io però, io sono come voi. Ecco, qui sbagliamo. Certo. Qui sbagliamo, perché conosciamo... Un po' c'è anche un problema di standardizzazione, cioè quelle che noi troviamo al supermercato sono veramente poche. E invece ce ne sono tantissime, ma soprattutto è un patrimonio delle nostre aziende agricole. E come facciamo? Insegnaci, illuminaci. Allora, prima di tutto, rivolgersi alle aziende agricole, perché veramente questo patrimonio di biodiversità è un patrimonio che è in mano alle nostre aziende agricole. E quindi nelle aziende agricole delle località specifiche, quindi nell'Alto Viterbese, in Puglia ce ne sono alcune, cioè ci sono tutte delle località dove veramente si custodiscono delle varietà antiche che riescono poi ad avere dei gusti eccezionali. Infatti, noi vedete, quello che conosciamo... Infatti no, perdonami, sì, patata Bologna, DOP, Agria, abbiamo la Alto Viterbese, sì, Bisalta, Viola, Colomba, Margone, questa è Trentina, questa Trentina. È una famosissima, cioè famosissima, sempre molto piccolo, molto ridotto, però è una produzione trentina di altissima qualità. Noi quello che conosciamo fondamentalmente è la differenza, e neanche tutti, tra la pasta gialla e la pasta bianca. Questo è quello, il minimo, diciamo, che comunque è una diversità importante. Già mi sento, Ossini? Re, ecco, uguale, ci sto. Quindi faremo una lezione proprio sulle patate. Ecco, mi ricordo quando andai, all'epoca facevo Linea Verde, e andammo in Perù, ricordo che loro piantavano le patate da un versante e l'altro, le stesse patate, perché dicevano se dovesse andare male da una parte ce l'abbiamo dall'altra anche. È quello che abbiamo fatto anche noi un pochettino, è vero? Sì, sicuramente poi appunto le specificità vengono legate a quelle che sono le condizioni pedoclimatiche di ogni... Perciò la singola azienda poi... Può avere qualità che sono molto diverse l'una dall'altra. La patata è una storia antica, appunto dal Perù arriva in Italia, viene all'inizio diventa una considerata soltanto da... Cioè chi è quel pazzo che si mangia un tubero che viene da terra? Quindi è stata una scoperta molto lenta, prima veniva utilizzata soltanto per l'alimentazione degli animali, poi sì, pian piano si scopre... Ecco. Ma a livello, se dovessimo parlare di patata, cioè la patata biologica? Sulla patata biologica, tra l'altro le patate stanno facendo uno sforzo enorme per diminuire
l'impatto produttivo. Sulle patate ci sono problemi abbastanza importanti, sia di insetti nel terreno, sia anche di insetti sulle foglie. Si sta facendo uno sforzo enorme per ridurre l'impatto della produzione delle patate, e le patate biologiche stanno avendo un grandissimo successo, anche perché nel biologico tutto quello che viene dalla terra, e quindi che è a contatto con la terra, ha una qualità eccezionale. E arriveremo adesso anche sui prezzi, però. Allora, torno a te, ho girato Eccoci male. Eccoci qua. Vale. No, perfetto. Okay. Il nostro impasto è pronto. Perfetto. Deve rimanere un po' così. Un po' liquido, quindi. Liquido, esatto. Non troppo denso. Non troppo denso. Versiamo tutto in carta da forno. Ok. In questo modo. Poi uniamo un goccino di olio finale e un po' di rosmarino. Quindi come se fosse quasi una pizza, esatto, in questo caso, però sì. Non la dobbiamo stendere. No, rimane questa molto libera, così. Okay. Poi la mettiamo in forno e rimane veramente croccantissima. Poi vediamo anche l'effetto finale. La mettiamo in forno quanto tempo? Allora, mezz'oretta a 180 gradi, forno ventilato. Ventilato? Esatto. Perché se non fosse ventilato? Beh, è meglio ventilato. Meglio ventilato? Sì. Ok, la vado a mettere nel forno. E già abbiamo la nostra, che sta per uscire. Ah! Attenzione, scotta. Che scotta! Vabbè, è acceso veramente, pensavo fosse... È accesa, è accesa. Ecco Eccola qua. Quindi 180 gradi, mezz'ora. Sì, sì, mezz'oretta. Ma che abbiamo che l'effetto finale. Meraviglioso. Diamo una spennellata con dell'olio extravergine di oliva. Ok. Così. Ed è pronta, la lasciamo un attimo raffreddare, passiamo alla seconda ricetta, così poi facciamo il taglio. Allora, io vado al taglio, la seconda Subito? Ricetta qual è? Ah, la seconda ricetta Tolgo io, ti bruci. Un tortino con della ricotta. Sì. Ricotta e tanti altri ingredienti che vediamo insieme. Ho preso le patate, sì. Queste qua. Scusami, prendo questa l'altra. Qua. Perfetto. Prendo le patate. Poi sono il campione a passare sì. le cose, esatto. Allora, le facciamo bollire in acqua salata per circa mezz'oretta. Poi le peliamo e da fredde uniamo tutto all'interno di una ciotola. Poi utilizziamo della ricotta fresca ben scolata, okay. Questa qua. Ok, in questo modo. Poi vado ad unire della scamorza affumicata. Eccola qua. La facciamo, tutto insieme? Sì, tutto insieme. La facciamo a cubettini. Ok. Così. Allora, mentre taglia cubettini, a livello invece proprio economico, l'andamento del costo delle patate? Si considera che la patata a livello mondiale è uno dei quattro prodotti che serve a sfamare la popolazione mondiale, insieme al frumento, al riso e al mais, perché la patata proprio ha questa caratteristica di una grandissima quantità di calorie con prezzi tutto sommato abbastanza ridotti. Abbiamo sempre una grande differenza tra quello che è il prezzo alla azienda agricola, che in questi giorni siamo intorno ai 20 centesimi al chilo, quindi un prezzo abbastanza basso rispetto anche ai costi produttivi. Calcolando quante persone poi vanno anche a mangiare, poi cioè sono tante le persone che possono mangiare le patate. Certo, sì, è uno dei cioè, prodotti. Col prodotto si possono, guardate, con poche patate quello che riusciamo si a fare. Si può fare veramente di tutto, e poi appunto veramente in tutto il mondo è assolutamente diffuso. Il problema è sempre che poi lungo la filiera i rincari sono enormi, e quindi quello che è il prezzo pagato all'azienda poi viene moltiplicato per 10-20 volte per arrivare poi al prezzo al consumo. L'invito è sempre di andare alle aziende agricole dove si possono trovare grandi quantità diversificate di prodotto e a prezzo anche più basso. Ma conviene investire? Conviene investire soprattutto con grande attenzione a quello che è l'aspetto della sostenibilità del prodotto. Okay. E quindi in agricoltura biologica, per esempio in questo momento, lo dicevi tu prima, c'è un grandissimo mercato, una grandissima richiesta e una grande opportunità. Noi lo diciamo sempre proprio per il futuro, perché in tanti dicono come potremmo sviluppare le nostre industrie, dove dovremmo andare, visto che tante cose vengono sostituite. Ecco, per quanto riguarda... La sostenibilità è una grande opportunità, diciamo. Perfetto. Siamo in chiusura. Eccoci. Vale. Il nostro impasto è pronto, sì? Versiamo tutto in una teglia imburrata. Quanto tempo poi dentro? Con del pan grattato, anche questo qua mezz'oretta, a 180 gradi, tutto in forno ed è pronto. E diventa questo come se fosse un gâteau praticamente. Esatto, sì. Vai. Lo assaggeremo anche questo, quindi il pranzo ce l'abbiamo. Perfetto. Grazie, ringraziamo ancora Valentina Luno, grazie. Ringraziamo Francesco Giardino, ancora tanti auguri.